Per me, mangiare in bici è un piacere. Do un morso a qualcosa di buono ogni 20 chilometri. Sono Luigi Vergari e tu, caro ciclista, sei su A Ruota Libera, il primo podcast di ciclismo pedalato e sensoriale. In questo episodio ti parlo 1. Come programmare l'alimentazione e l'idratazione con il ciclo computer. 2. Ti passo una chicca. MyFitnessPal. Come tenere sotto controllo l'assunzione e il consumo di calorie giornaliero o settimanale. 3. Cos'è, come e quando arrivano le crisi di fame. Esperienze personali. 4. Vediamo qual è il carburante dei ciclisti e quanto ne consumiamo in un'ora. 5. Cosa mangiare prima, durante e dopo gli allenamenti. Nell'alimentazione del ciclista i carboidrati hanno un ruolo fondamentale, con quantitativi da ingerire in base al chilometraggio da percorrere. Inoltre è fondamentale l'attenzione per l'idratazione. Conosco alcuni ciclisti però che non avvertono lo stimolo della fame o altri che non avvertono lo stimolo della sete. Questo è certamente un problema da tenere sotto controllo. Entra nel canale Telegram, trovi sconti riservati e offerte per i ciclisti, oppure cerca in internet podcast a ruotalibera.info. Nella descrizione di questo episodio trovi tutto. Entra anche tu nella community dei ciclisti di A Ruota Libera, sei il benvenuto. Torniamo al discorso di prima. Può succedere di dimenticarsi di bere o mangiare, specialmente nelle uscite di gruppo o nelle gare, quando la foga o l'adrenalina ci fanno perdere la lucidità. Allora, come fare per non dimenticare di fare rifornimento durante le nostre uscite in bici? L'aiuto più pratico per evitare che ti dimentichi di mangiare o di bere te lo può dare il ciclo computer. Molti ciclo computer permettono di attivare degli avvisi a intervalli regolari, tipo ad ogni tot di chilometri oppure ad ogni tot di minuti o perfino in una posizione specifica della mappa. I Garmin più datati li chiamano Autolap, cioè una funzione che visualizza a schermo il resoconto cronometrico dell'app, cioè del giro che hai impostato. Nei ciclocomputer moderni invece è stata creata una funzione specifica per l'alimentazione e l'idratazione. Sul mio Garmin ce l'ho impostato ogni 20 km per ricordarmi di mangiare mezza barretta e ogni 15 minuti in estate per ricordarmi di bere 150 o 200 ml di acqua o una bevanda adatta per dissetare e idratare. Una cosa importante che devi ricordarti è che quando avverti la sete, il tuo corpo è già disidratato, quindi devi sforzarti di bere anche quando ancora non hai sete. In bici, allungare troppo i rifornimenti alimentari ti mette al rischio delle crisi di fame. Ti dico velocemente quando e come colpisce la crisi di fame. Questa crisi avviene quando le riserve di glicogeno nei muscoli sono insufficienti a sostenere lo sforzo fisico. In questo caso i ciclisti usano dire «hai finito la benzina» oppure «hai la gamba vuota». Ti dico ora quali sono i sintomi più comuni delle crisi di fame. Il primo è non riuscire a pedalare, è come se si spegne la luce. Quando la crisi arriva si procede a bassissime velocità. Oppure un senso di fame intensa, tanto che cominci a guardarti intorno per individuare alberi di frutta. Mangiare qualcosa diventa la priorità. Ti fermi nei baretti, guardi le pasticcerie. La fame prende sopravvento. Possono comparire anche delle sensazioni di freddo. E comunque vieni colto da un malessere e debolezza generale. Le crisi di fame che ho avuto durante i miei anni di ciclismo mi sono capitate nei periodi in cui ero a dieta per cercare di perdere peso. In quel periodo mi mettevo in bici già con la spia della riserva accesa, di conseguenza bastava poco per andare in crisi. Questo mi ha fatto capire che quando ti alleni costantemente più volte a settimana
devi assumere una quantità maggiore di alimenti per compensare il maggiore dispendio energetico. I sintomi che ti ho elencato l'ho subiti più o meno tutti, evidentemente dovuti ai miei errori alimentari. Quando si spegne la luce che finisce la benzina lontano da casa, è brutto. Specialmente sotto l'aspetto psicologico, si prende un brutto colpo difficile da dimenticare. Ma la situazione più brutta che ricordo è stato un attacco di freddo che mi ha colpito una volta tornato a casa. Prima della doccia ho iniziato a tremare con brividi tremendi. Sono durati per alcuni minuti. Non riuscivo nemmeno a muovermi, neanche ad entrare in doccia per scaldarmi. È indimenticabile. Quindi, per ottenere una giusta integrazione alimentare, uno sportivo deve tenere sotto controllo l'assunzione dei macronutrienti in un'ottica settimanale. Proprio a questo scopo ti passo la mia esperienza personale. Negli ultimi anni ho scoperto un'applicazione che uso quotidianamente, si chiama MyFitnessPal, che mi aiuta a tenere sotto controllo le calorie e i macronutrienti assimilati giornalmente, come un diario alimentare, ma non solo. L'applicazione sincronizza tutte le attività di Strava o di Garmin Connect e ti restituisce un resoconto giornaliero e settimanale delle calorie assunte e consumate. Per aggiungere i cibi che mangi in questa applicazione è comodissimo. Con un lettore di codice a barre scansioni l'etichetta dell'alimento o della barretta, per esempio, e l'applicazione aggiunge automaticamente calorie, carboidrati, proteine e grassi. Mentre le calorie bruciate o le ore di esercizio fisico, MyFitnessPal le sincronizza appena aggiungi un'attività al tuo account di Strava, di Garmin o di altre applicazioni sportive. È un'applicazione gratuita che ti aiuta a calibrare il regime alimentare in base anche al movimento fatto. È facile da usare ed è tutta in italiano. Ti lascio il collegamento per installare MyFitnessPal nella pagina dell'episodio su arruotalibera.info. E se vuoi chiarimenti, contattami su Telegram. Non esitare, sono un guru di MyFitnessPal. Torniamo all'argomento della puntata. Ti stavo raccontando delle mie crisi di fame. Considera che ogni ciclista è diverso dall'altro, quindi quello che succede a me non succede a te per via di vari fattori, ad esempio il livello di allenamento, oppure dalla tua tolleranza fisiologica ai cali di glicogeno. Dipende anche da quanti anni pratichi il ciclismo. I neofiti in genere sono più soggetti alle crisi di fame, perché l'organismo di chi è alle prime pedalate non si è adattato alla mole di lavoro che si fa in bicicletta, ma anche perché un neofita non interpreta nel modo adeguato i segnali che il fisico gli invia. In poche parole, l'esperienza fa tanto per riconoscere i sintomi iniziali di una crisi di fame. Dalle mie parti si dice: se non le passi, non le sai. Cioè, se non ti capita qualcosa, non la impari. È sempre così. Per chiarirti di più l'idea sulle crisi di fame, guarda il video che trovi nella pagina su arruotalibera.info. Si vedono dei tentativi di provocare di proposito una crisi di fame a un ex professionista, ma senza riuscita. Guarda il video, è molto interessante. I tanti studi e ricerche che riguardano l'alimentazione negli sport di endurance parlano chiaro. La carenza di glicogeno nei muscoli ha un effetto negativo sulle prestazioni. Questa carenza di glicogeno i dottori la chiamano deplezione del glicogeno. Quindi lo scopo di una giusta integrazione durante un allenamento o una gara è quello di preservare il più possibile il glicogeno già immagazzinato nelle cellule muscolari. Questo ritarderà l'arrivo della fatica. Devi cominciare a risparmiare il glicogeno muscolare fin dall'inizio dell'attività. Questo ti consente di avere a disposizione un'ulteriore scorta energetica da usare nelle fasi finali, oppure nelle accelerazioni o nelle salite durante il percorso. Quindi comincia a mangiare nel pre-allenamento per iniziare da subito con il pieno di glicogeno. E poi è importante programmare l'alimentazione e l'idratazione dell'intero allenamento in bici. Prima di vedere le giuste pratiche di alimentazione e integrazione, voglio svelarti una curiosità che riguarda le moderne tecniche di alimentazione che molti professionisti stanno cominciando a utilizzare. Negli ultimi anni
il meccanismo della carenza di glicogeno nei muscoli, viene usato da alcuni professionisti in allenamento. Fanno degli allenamenti con scarse riserve di glicogeno. Seguono un approccio nutrizionistico periodizzato, cioè una dieta adattata fino al singolo allenamento. Nutrizionisti e allenatori che utilizzano questi moderni metodi di allenamento nei professionisti hanno dimostrato che eseguire allenamenti di endurance con scarse disponibilità di glicogeno possa indurre adattamenti che sono superiori rispetto a quanto avviene a riserve di glicogeno integre. Occhio che queste tecniche estreme non possono essere improvvisate senza un tecnico o un nutrizionista che ti segue, quindi non farlo. Noi dobbiamo allenarci con il pieno di glicogeno, quindi adesso vediamo come conservare il glicogeno muscolare. I rifornimenti che porti con te devono essere proporzionati al tipo di percorso che intendi fare. Tra poco ti dico cosa e quando devi mangiare per ottenere il meglio delle tue uscite. Ora vediamo il sondaggio proposto ai canali Telegram e Facebook di A Ruota Libera di questa settimana. Ho chiesto ai ciclisti: cosa metti in tasca da mangiare nelle tue uscite in bici? Tu hai votato? Hai già visto il risultato? Dai, ora te lo dico io. Però tu entra a far parte della fantastica community di A Ruota Libera. Adesso ci sono grandi novità per tutti gli iscritti al canale. Sto inserendo offerte e sconti riservati a tutti noi. Anche riguardo all'argomento di questo episodio, l'alimentazione del ciclista, sul canale Telegram puoi trovare un buono sconto di 45% per integratori e alimenti MyProtein. MyProtein è un marchio leader nella nutrizione sportiva in Europa. Offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Produce in-house e vende direttamente online per ridurre i costi, ma non la qualità. Nutrizione di qualità al top a prezzi più bassi garantiti. Entra nel canale Telegram. È un ritrovo riservato dove si parla di ciclismo e con il gruppo si cazzeggia e si scambiano esperienze con i ciclisti di tutta Italia. Ora, con questi sconti, otterrai anche dei vantaggi economici. Nella descrizione di questo episodio trovi i collegamenti diretti. Entra anche tu, ti conviene di più. Perché la fuga in solitaria non è una tattica vincente. Saremo un gruppo compatto fino al traguardo. Allora rimani in scia, A Ruota Libera. Detto questo, vediamo cosa hanno risposto i ciclisti alla domanda cosa metti in tasca da mangiare nelle tue uscite in bici. Le opzioni erano integratori come barrette o gel, alimenti fatti in casa come panini, biscotti e crostate, banane, oppure snack generici o merendine confezionate. Con il 60% dei voti, gli integratori, le barrette e i gel hanno staccato nettamente tutti gli altri alimenti. Gli integratori sono gli alimenti che i ciclisti usano maggiormente per ottenere il giusto apporto di energie durante gli allenamenti e le gare ciclistiche. Adesso diamo qualche numero e tiriamo in ballo un po' di chimica. Visto che i ciclisti hanno sempre fatto il paragone con la benzina, continuiamo con questa metafora. Vediamo qual è il carburante che ci serve in bici e quali sono i consumi. Il carburante principale per gli sport di endurance come il ciclismo sono i carboidrati, che producono glucosio. Si dividono in carboidrati a lento rilascio e a rapido rilascio. Mentre riguardo al consumo è stato provato che l'organismo riesce a utilizzare al massimo un grammo al minuto, cioè 60 grammi di carboidrati ogni ora di attività molto intensa. Per questo molti nutrizionisti autorevoli consigliano di assumere dai 30 ai 60 grammi di carboidrati all'ora. Per conoscere la quantità dei carboidrati presenti nei prodotti confezionati come le merendine o le barrette e i gel, basta guardare l'etichetta. Invece, conoscere la quantità di carboidrati presenti negli alimenti fatti in casa, la frutta o altro, trovi una comoda tabella nella pagina su arruotalibera.info. A questo punto puoi calcolare la quantità esatta di cibo che devi portare con te per ogni ora di uscita in bici. Adesso entriamo nello specifico, vediamo cosa è consigliabile assumere prima, durante e dopo l'allenamento o la gara.
Se fai un pasto completo, ricorda di farlo almeno 3 ore prima dell'inizio dello sforzo fisico. Evita gli alcolici e un eccessivo consumo di grassi. Il processo digestivo non deve interferire con la performance del ciclista. Comunque, prima di un'attività fisica intensa e duratura, è più utile utilizzare dei cibi ricchi di carboidrati a lento rilascio. Questo permette che il glucosio sia rilasciato costantemente e in modo più graduale durante lo sforzo muscolare. I carboidrati a lento rilascio si trovano negli alimenti a basso indice glicemico. Sono gli alimenti che non contengono zuccheri semplici e sono la pasta integrale, il riso integrale, quinoa, frutta, verdura e avena. Questi sono alimenti naturali, mentre se vuoi utilizzare degli integratori o dei prodotti per lo sport, devi orientarti su prodotti a basso indice glicemico, quindi a lento rilascio. Come ad esempio i prodotti a base di avena sono molto indicati e molto digeribili, li puoi usare anche poco prima dell'uscita in bici. Metto dei link ad alcuni prodotti nella pagina del sito. Sono di ottima qualità e a un prezzo super scontato. Questi erano i consigli per il preallenamento. Vediamo ora, durante l'allenamento, cosa è consigliato. Questa volta i carboidrati devono essere a rapido rilascio perché il glicogeno deve essere subito utilizzato dai muscoli. Qualsiasi alimento con alto indice glicemico va bene. Il classico panino con la marmellata, un toast con la purea di frutta, della frutta secca, biscotti, per quanto riguarda le soluzioni fatte in casa, che spesso però costringono a fermarsi in bici o rischiano di essere difficili da mandar giù quando sei col fiatone, e spesso sono pericolosi da maneggiare quando si è in gruppo. Mentre se vuoi degli integratori e prodotti per lo sport, vanno bene i vari gel, barrette, straconsigliate per l'inverno. Mentre per l'estate è consigliabile utilizzare i carboidrati sciolti in borraccia, perché i prodotti solubili hanno anche degli elettroliti, cioè potassio, magnesio e sali, che in estate devono essere reintegrati. Gli integratori hanno molti vantaggi rispetto ai cibi fatti in casa. Sono più comodi da maneggiare in bici, da masticare, da deglutire e infine, ma non per ultimo, sono di facile digestione. Nella pagina del sito arruotalibera.info ho fatto una selezione di ottimi prodotti da utilizzare durante l'allenamento o la gara. Sono di ottima qualità e a un prezzo super scontato. Vediamo ora cosa serve per il dopo gara o allenamento. Dopo lo sforzo muscolare, invece, la scelta del tipo di carboidrati può essere più variabile. Per ottenere un giusto recupero devi considerare il tipo di attività che hai svolto, quindi considera se è stato un duro allenamento o un allenamento di scarico, considera che necessità di recupero hai e devi considerare anche il tempo disponibile di recupero prima dell'attività successiva. Dopo l'attività vanno bene tutti i tipi di carboidrati, a lento o a rapido rilascio, ma anche zuccheri semplici, sempre accompagnati da minerali e vitamine, ma anche da proteine e grassi. Quindi vanno bene crostate, pasta, pane per i carboidrati e carne, uova, legumi per le proteine. Infine verdura e frutta per minerali e vitamine. Se vuoi un recupero efficace e veloce, ti devi orientare su prodotti per lo sport a base di aminoacidi, che contribuiscono alla produzione e riparazione di nuova massa muscolare. Nella pagina del sito arruotalibera.info ho fatto una selezione di ottimi prodotti da utilizzare nel post-allenamento, ma anche nel pre e durante allenamento, o magari in gara. Sono di ottima qualità e a un prezzo super scontato. E con questo è tutto, cari ciclisti e care cicliste. Se questo episodio ti è piaciuto, fammelo sapere, entra in Telegram o mandami una mail. Su arruotalibera.info trovi tutto. Nella descrizione di questo episodio ti metto dei comodi link. Ti aspetto, perché la fuga in solitaria non è una tattica vincente. Saremo un gruppo compatto fino al traguardo. Rimani in scia, a ruota libera. Ciao.